Ciao a tutti e a tutti, io sono Giulia, fondatrice e autrice del blog di viaggi Street Art Blocal, che appunto, come diceva Ivana, tra le tante cose è media partner di Cagliari Urban Fest. E sono quindi a Cagliari per raccontare le peculiarità di questo festival, ma anche per parlarvi brevemente del lavoro di comunicazione e divulgazione di arte urbana che porto avanti da 11 anni con il mio blog. E che più che un blog in realtà è diventato proprio un vero e proprio progetto editoriale indipendente che si chiama Bilocal. E io sono nata e cresciuta a Roma negli anni 90, ossia quando in città esplodeva il fenomeno dei graffiti. Roma infatti non solo era una delle uniche due città in Italia con la metropolitana e quindi la possibilità di imitare quello che stava accadendo a New York, ma era anche un punto di riferimento proprio a livello europeo per il movimento dei graffiti. Basti pensare che la prima mostra in Europa di graffiti arte, quindi di graffiti su tela considerati arte, è stata fatta a Roma nel 1979 alla Galleria La Medusa. E il fermento di questo nuovo movimento artistico era così in espansione da travalicare quella che può essere una nicchia, la sottocultura, diciamo. E andando così tanto oltre, diciamo, i confini, che d'essere arrivati, diciamo, fino a me, che ero comunque una ragazzina elementare, quindi non è che la notte scavalcassi la metropolitana o andassi a fare treni. Queste sono delle foto scattate da mia bambina, che ero molto affascinata dai treni della metropolitana, perché appunto in quegli anni non venivano puliti, quindi erano completamente ripieni di graffiti, che poi dopo ti vedi correre veloci, tutti colorati. E poi mi piacevano molto i puppet, che sono i character, i personaggi nei graffiti, che comunque sono di derivazione, si ispirano al mondo dei fumetti e al mondo dei cartoni animati, quindi ovviamente per una bambina erano molto affascinanti e così ho iniziato a fare foto alle opere che vedevo. E facciamo un salto temporale lunghissimo, se no vi tedio troppo, arriviamo al 2011, quando ho aperto un blog per raccontare e condividere i miei racconti di viaggio, i miei viaggi. All'inizio il blog non aveva un focus sull'arte urbana, anzi io stavo tornando a vivere in Italia, a Torino questa volta, dalla Slovenia, dopo 3 anni in Slovenia, e quindi il blog è nato come un blog per raccontare viaggi on the road nei Balcani, ma anche per raccontare le città e i posti in cui vivevo. Il nome Bilocal infatti significa proprio questo, è diciamo una filosofia di viaggio, ossia io passavo dei periodi più o meno lunghi lavorando o studiando all'estero o anche in altre città italiane e poi raccontavo queste città dal punto di vista dei local, di chi ci vive. E mi sono accorta spesso però che questi racconti vertevano molto intorno innanzitutto a questa passione che avevo fin da bambina dei graffiti e della street art, ma poi soprattutto attorno alle periferie, attorno ai quartieri diciamo, i quartieri più creativi di una città e ai vari artisti che vi dipingevano. Quando volevo postare una di queste foto sul blog, andavo a chiedere quando era possibile a chi l'aveva dipinta delle informazioni e mandando un'email perché i social ai tempi ancora non esistevano e per poter aggiungere diciamo un minimo di contesto, qualche informazione in più su quello che avevo fotografato e che stavo condividendo sul web. Dalle risposte degli artisti a queste mie domande mi accorgevo di come il loro punto di vista e anche proprio le parole, i termini che usavano per descrivere questo fenomeno fossero diversi da quelli che si iniziavano a vedere, diciamo, sui giornali o nella televisione. A partire dal famigeratissimo che io odio, museo a cielo aperto, che non ce la faccio più a sentirlo Ci siamo d'accordo, ripetere. E proprio per questo, una delle prime regole, chiamiamola così, che mi sono data nella mia attività di divulgazione dell'arte urbana è stata di raccontarla proprio con le parole e il punto di vista di chi la faceva e degli artisti che la facevano. E questo per raccontare storie più autentiche, più vere e soprattutto storie che facessero da ponte tra la street art, i graffiti e i vari tipi di interventi nello spazio pubblico e le persone che si ritrovano ad abitare questo spazio o quel quartiere o quella città. E questo perché attraverso il blog volevo e voglio ancora in realtà offrire alle persone la possibilità di capire
cosa sta succedendo sui muri della loro città, di imparare a leggere questo linguaggio che è parlato sui muri, che è parlato sul treno che prendi la mattina per andare in ufficio, ma anche sempre più spesso in tanti altri ambiti, perché appunto ci sono stati trasbordi, diciamo, nel design, nella musica, nella moda, in tantissimi altri ambiti. E quindi, secondo me, l'arte urbana è un qualcosa alla base, un codice alla base di quello che i nostri occhi vedono ogni giorno. E quindi volevo appunto dare degli strumenti per capire questo alfabeto, chiamiamolo così. Questo perché il fatto che sia i graffiti che la street art siano nati illegalmente di certo non ha facilitato la comprensione di queste forme d'arte, e molte persone quindi le vivono come imposte sui loro spazi comuni e quindi le condannano. Non capendole e non conoscendone il contesto ha portato alla semplificazione di questi fenomeni. E quindi, ad esempio, i graffiti, per chi non li conosce, sono semplicemente vandalismo, mentre la street art o il neomuralismo, diciamo, i murales grandi che vanno di moda ora, per chi non li conosce, sono temuti a prescindere perché sono visti come la causa della gentrificazione che poi farà aumentare i prezzi del tuo quartiere. Quindi, condividendo sul mio blog le storie degli artisti, la loro ricerca, il loro processo, come ci ricordava prima il dottore, l'importanza del processo artistico, e il contesto soprattutto in cui nasce un'opera, io voglio dare ai passanti, ma anche alle persone, diciamo, gli strumenti per capire e inquadrare i graffiti e la street art come parte essenziale del contesto urbano all'interno del quale anche loro stessi si muovono, semplicemente camminano. E questo per offrire un'esperienza dello spazio pubblico che sia più inclusiva e quindi più gratificante, un'esperienza che sia attiva anziché passiva, che stimoli uno sguardo critico e aumenti il convincimento dei cittadini, la loro interazione con lo spazio pubblico, il loro senso di appartenenza al proprio quartiere, alla propria comunità. E diciamo tutti questi elementi che sono gli elementi che creano un valore sociale nella street art e non semplicemente appunto il bel muro dipinto. Nel mio lavoro quindi è importante ricostruire il contesto di un'opera e, come sottolinea Alice Pasquini in questa citazione, un muro non è una tela che puoi spostare da un posto all'altro senza che ne risulti modificato il significato dell'opera. Questo può sembrare banale a voi che siete qui oggi, perché comunque è un pubblico di accademici che ha studiato storia dell'arte, storia dell'arte contemporanea, però dobbiamo tenere a mente che la rivoluzione copernicana della street art è stata avvicinare all'arte in modo schietto, in modo molto diretto, un pubblico molto vasto, spesso composto da persone a cui non interessa minimamente visitare un museo o comunque un museo nell'accezione del cosiddetto White Cube, ma che invece cercano attivamente opere di arte urbana sia nella loro città sia quando viaggiano. E inoltre bisogna tenere a mente che sempre più persone consumano la street art non solo in strada, quindi in real life, ma soprattutto sul web e quindi sui social, in particolare su Instagram. E Instagram sta abituando sempre di più il suo pubblico a consumare una serie potenzialmente infinita di immagini che appartengono a contesti diversi, quindi nel nostro esempio potrebbero essere foto di murales scattate in continenti diversi, che però l'utente consuma tutte assieme in un unico flusso. E ovviamente questa modalità di fruizione uccide il contesto, è evidente che il contesto si perde, ed è su questo, da qui appunto che parte il mio lavoro, la ricerca che faccio attraverso il mio blog. Prendendo per mano il lettore e portandolo nel luogo e nel tempo in cui è nata quell'opera specifica di arte urbana. E questo è particolarmente importante. Il discorso di Instagram ovviamente vale per qualsiasi cosa, però secondo me è particolarmente importante quando si parla di graffiti e street art, perché queste forme d'arte nascono ed esistono in un contesto che ha un suo ruolo proprio nella definizione dell'opera. E quindi non possiamo vederle a prescindere.
Questo è spiegato benissimo dall'artista Gonzalo Borondo in questa slide. E, per me raccontare il contesto di un'opera è il modo per andare innanzitutto oltre la foto bella su Instagram, ma anche per andare oltre il bel muro dipinto, che poi è il problema alla base della strumentalizzazione dell'arte urbana per i cosiddetti progetti di rigenerazione urbana, che è un altro termine che io odio. E... La prima cosa che vado a specificare, ad esempio, è il contesto locale. Ad esempio, in quest'opera ci troviamo a Stigliano, in Basilicata, un paesino con una forte tradizione esoterica, e difatti le streghe lucane sono famose per aver ispirato anche le favole dei fratelli Grimm. E in questa, nella parte superiore di quest'opera, appunto, di Gonzalo Borondo, un artista spagnolo, vediamo vari oggetti usati dalle streghe lucane nella tradizione per scacciare il malocchio, venivano appesi appunto fuori dalla porta. Il titolo dell'opera è Reminiscence, perché questi antichi saperi si stanno perdendo con il passare delle generazioni, ma soprattutto perché, cioè soprattutto a causa dello spopolamento che dagli anni 60 affligge Stigliano, ma diciamo che è un fenomeno che affligge tantissimi altri paesi nel sud Italia e anche qua nella Sardegna, come ricordava il ragazzo appunto di Macomer, è uno dei vari esempi. E un altro modo per aggiungere contesto all'opera che abbiamo visto prima, ad esempio, è raccontare la ricerca artistica di Gonzalo Borondo, la pratica che l'artista ha portato avanti negli anni illegalmente, per tanti anni, realizzando delle opere bellissime come questa qui, che sono realizzate graffiando le vetrine dei negozi sfitti che si trovano nelle grandi città europee, in realtà, perché lui ha fatto proprio un progetto europeo. E queste figure eteree erano per l'artista sia un modo per sorprendere i passanti, riempiendo il vuoto lasciato dal negozio che fino a poco prima si trovava proprio in quel posto, sia uno strumento di denuncia, quindi un modo per puntare i riflettori sui danni della crisi economica e su tutte le piccole imprese il cui fallimento era rappresentato appunto da quei buchi, dai vuoti lungo le strade dello shopping delle nostre città. E respiro un secondo. Ok. Allora, riportare queste informazioni sul contesto e sulla ricerca dell'artista è un po' come scrivere i cartellini accanto alle opere che si trovano nei musei. E questa metafora bellissima, purtroppo non è mia, ma mi è stata detta da un lettore quando nel 2018 mi sono trasferita ad Amsterdam per fare proprio questo, in realtà, per lavorare alla nascita e poi all'apertura di STRAT, che è il Museo di Street Art e Graffiti di cui io mi sono occupata della comunicazione e della creazione dei contenuti, e negli anni prima dell'apertura, proprio assieme al resto del team, proprio della definizione del concetto del museo. Quindi tutte le domande che si faceva prima la professoressa ce le siamo fatte per 2 anni e mezzo e sulla snaturazione del significato di graffiti e street art, interno, esterno, anche la conservazione, tantissime domande. E difatti il titolo della mostra d'apertura del museo era una domanda, era Is street art inside still street art? E quindi è la street art inside, inteso come all'interno del museo, è ancora street art. Questo per dire che scrivere i cartellini delle opere, scrivere i testi critici della mostra e anche il catalogo di Strat mi ha portato a riflettere ulteriormente su questo lavoro di contestualizzazione delle opere della street art e soprattutto su perché fosse importante. E, per me il punto centrale è, come dicevo prima, il passaggio da vivere lo spazio pubblico in modo passivo e quindi subirlo all'esperienza invece attiva di chi sa leggere i graffiti o chi magari sa riconoscere lo stile di un artista che ha dipinto nel suo quartiere.
E quindi per me è diventato sempre più importante dare alle persone la possibilità di capire queste trasformazioni delle nostre città, perché volendo esagerare, vivere in una metropoli contemporanea senza sapere o senza capire i graffiti è un po' come vivere in Cina senza saper leggere gli ideogrammi, o come vivere a San Paolo senza capire il movimento dei Pichasao, che è questa cosa qui. E infatti, se uno non conosce il movimento di Pichasao, camminando per le strade di San Paolo, tutto quello che vede è degrado. Invece, andando ad approfondire questo movimento, si scoprono diverse particolarità che lo rendono estremamente interessante. Ad esempio, una delle cose che a me piace particolarmente è che i Pichadores scrivono prima il nome del gruppo di appartenenza e poi il loro nome, mentre nei graffiti occidentali, quindi quelli di derivazione newyorkese, quelli che ci sono anche in Italia, è il contrario. Quindi c'è l'individuo, c'è l'ego e poi dopo il nome del crew, del gruppo, è un'informazione totalmente secondaria. Parlare di Pichasao è anche un modo per approfondire la società in cui si sono diffusi. Ad esempio, scoprire che ci sono tantissimi ragazzini nelle favelas di San Paolo che non sanno né leggere né scrivere l'alfabeto tradizionale, ma sono in grado, di decifrare l'alfabeto di Piscio, che come vedete è molto più complicato, già solo la lettera A sono due righe e mezzo. È un alfabeto che è nato negli anni Ottanta, ispirandosi alle cover degli album musicali hardcore e punk rock. E ci sono questi ragazzini che appunto non sono scolarizzati, non sanno leggere l'alfabeto tradizionale, ma sono in grado non solo di leggerlo, tra l'altro, pure di calarsi con le corde da palazzi altissimi, però vabbè, quello è un altro tipo di abilità, di competenza. E quindi per me raccontare l'arte urbana è anche un modo di scrivere di questioni sociali, politiche o ambientali, perché la street art è da sempre uno strumento per puntare i riflettori su determinate questioni, sia attraverso il contenuto dell'opera stessa, pensiamo a tutte le opere di Blue, come quella che ci ha fatto vedere la dottoressa prima, ma anche non solo sul contenuto dell'opera, ma anche proprio dove l'opera viene realizzata e come. Questo, ad esempio, è una foto di un progetto che ho organizzato assieme ad alcuni amici a Roma, è andato avanti dal 2015 al 2018, e l'obiettivo di Forgotten Project era valorizzare il patrimonio dell'architettura contemporanea di Roma, e in particolare gli edifici abbandonati o comunque gli edifici a rischio di essere dimenticati attraverso l'arte urbana. Questo nello specifico è un cinema chiuso, che ora in realtà è stato riaperto, anzi l'hanno preso i ragazzi del Cinema America, che massimo rispetto, sono veramente uno degli esempi migliori a Roma. Però ai tempi era chiuso, si trova a Trastevere, quindi in una zona molto centrale, perché una delle scelte che abbiamo fatto col festival era di non andare a intervenire nelle solite periferie, perché a Roma ogni periferia ha il suo progetto di riferimento, ma proprio di far vedere che le situazioni problematiche ci sono anche nel centro storico. E questo in questa foto è un intervento di un artista portoghese chiamato Mais Menos, che ha realizzato questi simil sigilli sulle facciate di tre diversi cinema chiusi a Roma, con uno stencil e uno spray bianco. Lui aveva degli stencil per tutte le lettere dell'alfabeto e chiedeva alle persone che passavano per strada dei commenti, diciamo, delle affermazioni sul tema dei cinema chiusi, e poi dopo le facevano e le mettevano a chiusura del cinema, come se fossero dei simil-sigilli, che sono quelli poi che appunto mette le autorità quando chiudono un posto. E quindi in questo caso, ad esempio, attraverso il mio lavoro, anche qui ero media partner, oltre ad essere parte dell'organizzazione del team del festival, non solo ho ricostruito il racconto del contesto, ma ho anche amplificato il messaggio sociale e politico che ha voluto lasciare l'artista, che in teoria dovrebbe essere
cioè, derivato dalla comunità di riferimento, ossia, secondo me, opinione personale, l'artista urbano e non il semplice decoratore di muri, si deve essere fatto interprete del messaggio e delle stanze della comunità per la quale sta creando l'opera. E questa dimensione ideale, diciamo, dell'arte urbana, che possiamo chiamare arte partecipata, magari non è poi così insolita in Sardegna, perché comunque avete una tradizione murale illustre e di lunga data, ma per quello che appunto ora si chiama neomuralismo è molto raro che ci siano dei progetti ben strutturati. E questo appunto è uno dei problemi della rigenerazione urbana, ci ritorno. E una delle ragioni che ho individuato è che chi si occupa della realizzazione delle opere e le pubbliche amministrazioni con cui collabora spesso non sanno proprio distinguere tra lo street artist, l'artista, e il decoratore, l'abbellitore, e quindi si arrivano ad usare soldi pubblici per creare opere che sono semplicemente decorative, che abbelliscono lo spazio ma sono prive di contenuto. E sono opere che non hanno nulla a che fare con il luogo e che quindi ovviamente gli abitanti di quel luogo si sentono come imposte dall'alto e non aggiungono nulla di positivo al loro viversi quotidianamente il loro quartiere. Concludo velocissima perché vedo che sono andata oltre il tempo, e un'ultima cosa è che appunto nei miei articoli sottolineo anche il tipo di progetto che c'è dietro per raccontare appunto i vari tipi di progetti che esistono e per dare gli strumenti alle persone di valutarli sapendo quali principi ci sono alla base. E questo perché credo che solo spiegandone l'importanza è solo spiegando l'importanza che si dà significato ad un certo tipo di pratica artistica. Grazie.